Corriere della droga scoperto e ammanettato grazie al fiuto dell'agente Jimbo, il cane della squadra cinofili della polizia di Rimini, che ha permesso di far arrestare un 45enne camionista residente a Rimini ma originario della Basilicata. Da qualche tempo gli investigatori seguivano le sue mosse. La polizia era convinta che durante i frequenti viaggi di lavoro trasportasse non soltanto merci ma anche droga. La scorsa notte, avendo saputo che l'uomo stava rientrando dalla Puglia, dove si era recato per motivi di lavoro, gli agenti si sono appostati al casello di Rimini Sud e lo hanno aspettato. Verso le 4:30 è stato bloccato. Gli agenti poi hanno immediatamente perquisito sia l'uomo che il camion con l'aiuto dell'unità cinofila antidroga. Il fiuto infallibile di Jimbo ha permesso di individuare subito lo stupefacente, oltre a mezzo etto di eroina, che era nascosto all'interno della cabina del mezzo. Sono stati trovati anche un bilancino di precisione e dei coltelli a serramanico, utilizzati per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Un'altra perquisizione, effettuata a casa, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore eroina per alcuni grammi, oltre ad altro materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere. L'eroina, droga utilizzata un tempo quasi esclusivamente per endovena, dopo un periodo di oblio si sta riaffacciando sul mercato degli stupefacenti, spiegano, in virtù del diverso tipo di utilizzo, non più sparata in vena, ma fumata in svariati modi.